I veri artisti non muoiono di fame. Colgo l'occasione di una discussione avuta qualche giorno fa per ritirare in ballo una delle rubriche di questo canale, tenuta ferma da un po', ovvero quella sui libri dei DJ. Prima di proseguire, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Real Artists Don't Starve. Questo è il titolo di un libro di Jeff Goins, che è uno scrittore blogger americano. Il titolo racconta fin da subito il concetto principale del libro, ovvero tradotto, i veri artisti non muoiono di fame. Non c'è bisogno che vi racconti il libro, anche perché gira su pochi concetti fondamentali, quanto mi preme sottolineare il concetto di fondo che va fin dalle prime pagine a scardinare uno dei principali falsi miti legati al nostro ambiente, ovvero che l'artista, un vero genio, spesso finisce in povertà o comunque non riesce a gestire la parte dedicata al proprio business proprio per colpa, o come dire, merito della sua genialità e quindi il mito del cosiddetto artista maledetto, diciamo così, e con tutta la narrativa che ne consegue. Ora, è vero che ci sono molti casi. Pensiamo ai Van Gogh, ai Modigliani, ai Caravaggio. Però è interessante come Jeff Goins, fin dalle prime pagine, porta dei casi alternativi, antitetici, proprio, come per esempio quello di Michelangelo. Michelangelo è stato uno dei primi, se vogliamo, miliardari della storia dell'arte. Michelangelo, ora c'è bisogno di fare un po' di raffronti, però è diventato milionario attraverso le sue opere e attraverso gli accordi che faceva con i committenti, i mecenati dell'epoca. E questo è il primo esempio che fa, così come ne porta avanti molti altri. Spesso non associamo al successo di un particolare artista anche l'aspetto strettamente economico, perché non fa così tanto notizia l'artista morto ricco che ha lasciato un'enorme eredità ai suoi eredi, ai suoi avi, quanto fa molto più notizia l'artista caduto in disgrazia. Al di là di stabilire se siano più o meno questi o quegli altri, ci preme sottolineare il fatto che non si può utilizzare la scusa della vena artistica e creativa per coprire delle falle che riguardano l'aspetto di sussistenza, l'aspetto economico, gli aspetti manageriali di una professione o di un'attività di questo tipo. Un vero artista è anche quello che riesce a guadagnare della propria arte, riesce a vivere della propria arte e riesce ad avere un successo duraturo, se vogliamo, anche per generazioni. Questo perché, oltre ad essere creativo, bravo, geniale, numero uno del proprio settore, bisogna anche far quadrare i conti e soprattutto bisogna anche considerare tutti gli aspetti che vanno oltre lo stretto esercizio della propria arte. E questo è sottolineato molto bene nel libro ed è anche importante parlarne in questo canale. Ora, il libro c'ha anche aspetti molto motivazionali, molto da blogger, ah sì, ce la puoi fare, iscriviti alla mia newsletter, iscriviti ai miei corsi, così ce la puoi fare anche te. Ecco, questo aspetto non mi interessa, mi ha fatto disaffezionare presto al blog di Jeff Goins. Però il libro in sé per sé è molto interessante e soprattutto mi ha dato una scossa per poter pensare all'arte e alla professione in un modo nuovo. Bisogna considerare anche che la professione sia profittevole, soprattutto se vuoi fare soltanto quella e soprattutto se vuoi anche far valorizzare tu stesso il tuo lavoro. Mi preme, ecco, quando si entra in discussioni con chiunque, che tu possa sostenere con forza il fatto che di arte si vive e si mangia, di cultura si vive e si mangia e di musica si vive e si mangia, portando tutti quegli esempi di persone che ce l'hanno fatta veramente, senza stare a sminuire chi per esempio partiva da una famiglia molto ricca, quindi con le spalle coperte, oppure cercando di sminuire chi ha investito tanti soldi per poter riuscire a guadagnare di un progetto, senza sminuire chi lavora e lavora bene e ha successo nel senso buono del termine.
cerca la tua via per il successo e soprattutto di non nascondere la testa sotto la sabbia nei confronti delle difficoltà del portare avanti un certo tipo di vita. Non è una scusa quella che se i conti non tornano è perché sei troppo artista. Ecco, quella è una grande stronzata. Quindi gli aspetti esterni all'attività sono fondamentali tanto quanto la creazione stessa. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Home.